faccio il punto come ogni settimana, considerando la mia intestata che già sapevate, resta fuori Adamo per il sentimento muscolare, il resto è tutto sì, nella mano. Dice. Sì. Iniziamo, vi prego domande sulla partita, certo. sulla partita di domani per la Nera Sertana, è una gara importante. Mister, buongiorno. Buongiorno. Per parlare le solite frasi giornalistiche, operazione di scarpa, anche se diciamo l'avversario non è di quelli proprio male altri, insomma, no. Sì, operazione di riscatto della prestazione più che dei punti, perché sappiamo che è una partita difficile contro una squadra forte che non c'entra niente con questa categoria, insieme a Catania, Regina, Catanzaro, Bari. Quindi sappiamo che è una partita difficile, ma al di là di questo non dobbiamo riscattare la prestazione più che il risultato, che poi il risultato è sempre figlia di quello che fai, no? E quindi il riscatto della prestazione assolutamente sì, mi aspetto un approccio diverso, una mentalità diversa rispetto a quella di domenica. Perché se abbiamo quella mentalità lì andiamo a perdere tempo, facciamo più brutta figura ancora di quello che è stato fatto con la Paganese, perché la Ternana ha qualità da vendere, ha giocatori importanti, gioca a casa, ci hanno tanti abbonati, se non sbaglio 13.000, quindi è una squadra che vuole fare calcio serio. Se noi andiamo con la mentalità giusta, come abbiamo spesso fatto fuori casa anche non raccogliendo vittorie, possiamo dare il filo da torcere a una squadra forte. Sì, sì, no, vabbè, ma al di là del formato Catania, dove obiettivamente meritavamo qualcosina in più sotto l'aspetto del risultato, però la prestazione, sì, la prestazione deve essere quella, quel modo di fare calcio, perché abbiamo interpretato bene la partita contro un avversario forte e dobbiamo farlo anche domani, sapendo che la Ternana, a differenza del Catania, ha ancora più qualità, perché secondo me insieme alla Regina è la vera candidata per vincere, e quindi sappiamo che è difficile, sappiamo che è una partita sulla carta pesante, però ci ha vinto l'Avellino a Terni, quindi probabilmente se ci ha vinto l'Avellino possono farlo tutti, ma non perché l'Avellino sia una squadra scarsa, e lo avevo già detto questo, ma perché dipende dall'interpretazione della partita a cui dai. Se noi la interpretiamo bene la possiamo dire la nostra anche a Terni. Sì, ma un po' di soddisfazione. Sì, ma Rainone non sta bene. Rainone anche domenica verrà, ma è difficile che potrà giocare, perché comunque questo fastidio continua ad averlo. Lo porto per stare con il gruppo, ma un giocatore che in questo momento è al 50%, quindi è difficile da prevedere una partita così tirata a un giocatore al 50%. È normale che fa comodo averlo, perché se dovesse andare bene la situazione come a domenica con la Paganese, magari ti può dare qualcosina in più sotto l'aspetto dell'esperienza, ma è un giocatore che non sta ancora bene. Il dato fastidioso è che questa squadra ha fatto 22 punti, ha fatto abbastanza bene tranne Paganese e Vibo, ha mancato 7 partite Castaldo, 9 partite Floro Flores, 5 partite D'Angelo, 4 partite con quella di domenica dei 20 minuti Zito, 4 partite Caldore, 4 partite Silva. Questi sono dati importanti che un allenatore deve vedere, perché noi abbiamo costruito il nostro fare calcio attraverso questi giocatori, far crescere i giovani attraverso queste guide. Quando ne perdi 3-4 insieme diventa più difficoltoso. Quindi in questo momento bisogna dire bravi a questi ragazzi, soprattutto i giovani, perché si sono messi in condizione di lavorare bene nonostante abbiano perso guide importanti durante il cammino. Ma questo è un vantaggio per noi, perché abbiamo fatto capire che anche senza magari i giocatori più rappresentativi possiamo fare bene. E domani ne è un'altra prova importante, perché regalare Castaldo, con tutto rispetto a tutte le altre squadre di Serie C, è difficile, perché Castaldo è un giocatore importante, l'ho già detto la scorsa conferenza, quindi e noi 7 partite che lo regaliamo, ma non è da poco, soprattutto perché l'anno scorso è stato capocannoniere con 17 gol, ha fatto 9 partite a 7 gol, 6 gol, quindi un giocatore che ti sposta gli equilibri. In questo momento non ce l'abbiamo. Zito ha lavorato differenziato. Zito è un giocatore che anche in condizioni non perfette, non ottimali, in questo momento ti può fare la differenza. Domenica ha fatto 20 minuti di altissimo livello, ma è sempre una situazione che devo parlare con lui, perché dipende, se è un giocatore che è talmente importante che non mi va di perderlo per tanto tempo, quindi dovrò parlare anche lì col giocatore, perché se si sente di giocare può essere che farà parte della partita, ma se vedo che ha ancora fastidi
purtroppo dobbiamo fare a meno anche lì, perché è un giocatore che rischi di far giocare e poi perderlo per 2 mesi. Sinceramente non vorrei una cosa del genere, insomma. È una valutazione domani. Nico, già mister, Ciao Nico. molti dicono che la Terrana sulla sua parte sinistra, insomma, è molto pericolosa in fase offensiva, ma c'è qualche difficoltà nel ripiegamento. Per questo motivo pesa un po' di più l'assenza di Adamo, che da quella parte è uno che è bravo ad attaccare. Sì, pesa perché non abbiamo un giocatore con le caratteristiche uguali ad Adamo, soprattutto destro, perché Longo è un giocatore che è nato per fare il quinto. In un 3-5-2 è molto più difensivo di quello che fa Adamo, perché Adamo è un giocatore che spinge perché nasce attaccante. Sì, ma Marello è un giocatore forte, è un giocatore che fa la differenza in B, figuriamoci in C, parte tutto da lì. Quindi bisogna stare attenti. È vero che lasciano tanto magari in fase di transizione negativa loro, positiva nostra, però è un giocatore che quando attaccano da quella zona mette palle anche a 30-35 metri dall'area importanti per giocatori forti. Quindi dobbiamo essere bravi a contenere anche quella zona, non solo a far male da quella zona. Perdendo Adamo dobbiamo trovare l'alternativa. Se non c'è Rainone dobbiamo trovare l'alternativa a destra, perché sia il braccetto che il quinto dobbiamo trovarli, e quindi domani decideremo un po' in base a quello che proporranno loro, a quello che faremo noi, insomma. Sempre rimanendo il tema, al di là di chi giocherà come quinto di centrocampo, è possibile vedere Stanita che gli parte un po' alle spalle con Marella per prendere più spazio? E se è così, quanto può contare poi l'eventuale utilizzo di Floro Flores per innescare Stanita? Beh, Starita e Oridia quando giocano, io non gli dico mai di dare riferimento, se lo devono andare a creare loro quello spazio, perché sia Starita che Oridia fanno male quando partono e hanno campo davanti a loro, soprattutto alle spalle dei difensori. Quindi sono situazioni assolutamente che devono andare a trovare, ma tutte le partite, perché quando giochi con un 3-5-2, soprattutto nei quinti offensivi, ma succede anche a noi, e l'attaccante è bravo ad andarsi a creare quello spazio, lì crei difficoltà all'avversario. Quindi Starita lo deve fare come lo deve fare Oridia. E Floro Flores è un giocatore che in questo momento sta abbastanza bene mentalmente e fisicamente, quindi è un giocatore da sfruttare. Poi vediamo domani l'impiego, se sarà dall'inizio, se sarà dopo, ma è un giocatore che sicuramente farà parte della partita perché sta bene. Floro Flores è un'arma importante per noi, ma dipende, come ho sempre detto, solamente da lui, perché è un giocatore che ha una qualità infinita e quindi è uno che può spostare gli equilibri, quindi io devo tener conto di questo, quindi sicuramente farà parte della partita, non so se dall'inizio o se dopo, insomma. Abbiamo un attimo anticipato la domanda, la risposta alla domanda che volevo fare, a che punto è nel suo percorso di crescita? Avevamo detto c'è da 30-40 minuti, il suo minutaggio che si è No, è aumentato. migliorato perché ci siamo allenati tutta la settimana sull'erba e quindi si è allenato benissimo. Si è allenato, sta bene, però dobbiamo tener conto anche, come ti dicevo, la scorsa settimana ha fatto 45 minuti sul fango, è un giocatore che viene da un'attività importante, è stato 1 mese e mezzo fermo per un problema, quindi dobbiamo essere bravi a gestirlo. Naturalmente se è in condizione di giocare è un giocatore che può fare la differenza, ti ho già risposto prima, e quindi al di là di quello che farà, che saranno 40, 50, 60, 70, spero che, mi auguro che trova la condizione, ma soprattutto la giocata, perché questa squadra a mancanza di qualità nelle giocate individuali, quindi Floro Flores è uno di questi. Posto? Grazie. Allora io faccio Ah, un'altra, un'ultima. vai, vai, vai. No, perché poi ci sta anche da sottolineare l'aspetto esterno al terreno di gioco, no? È uno dei, tra Ternana e Casertana, è uno dei gemellaggi più antichi della storia del calcio. Quindi stadio pieno, tanti tifosi da Caserta, vi facilita questo, soprattutto ai più giovani, nel trovare la giusta concentrazione, le giuste motivazioni per affrontare la partita. Bah, per noi è importante perché una cornice di pubblico importante, fa sempre piacere giocare davanti a tanta gente, soprattutto con i tifosi nostri, visto che a Catania l'ultima trasferta non l'abbiamo avuti, non c'era nessuno, insomma. E quindi fa piacere che siano gemellati, ma a noi deve far piacere fare risultato, è la cosa più importante. Se facciamo risultato e la gente è contenta, sia della Ternana che della Casertana, siamo tutti felici perché calcio è spettacolo. Poi è normale che alla fine quello che conta al 95esimo è il risultato, i punti, e noi dobbiamo cercare di farne perché siamo in difficoltà e perché veniamo da una prestazione negativa, e soprattutto dobbiamo pensare a questo. Però, come ti dicevo prima e ho risposto già all'inizio, mi interessa in questo momento la prestazione, non ripetere quello che abbiamo fatto, commesso con la Paganese. Se riusciamo a far questo, al di là del risultato ne sarei contento. Grazie. Prego.